Allora, oggi vogliamo vedere una cosa nuova. Prendiamo una matrice n per n, mettiamoci in n però. Allora, se io ho x appartenente a Rn, ax pure sta in Rn. Quindi l'applicazione che a x fa corrispondere a x si chiama applicazione lineare. Poi vedremo perché. Perché rispetta le combinazioni lineari. Ora però andiamo a vedere in alcuni casi particolari che succede. Supponiamo per esempio che la matrice A, cominciamo un caso semplice, la matrice A è la matrice 2, 0, 0, 2. Cioè, se preferite, due volte la matrice reale. Allora, quando io vado a fare AX, questo è 2, 0, 0, 2, x1, x2, se fate la moltiplicazione di righe per colonne, avete 2x1, 2x1, cioè avete 2x, che è ovvio, perché se io applico la matrice identica, i per x fa x, poi moltiplico per 2 e fa 2x. Chiaro? Quindi in questo caso che succede? In questo caso la matrice semplicemente prende x e lo allunga di un fattore 2. Succede sempre così? No. Facciamo esempio 1, facciamo esempio 2. Supponiamo che A sia una matrice fatta così, 2, 0, 0, 1. Allora AX uguale 2, 0, 0, 1, X1, X2, uguale 2X1, X2. A vedere che questa matrice se io avevo un certo X, allora, la componente x1 la raddoppia, la componente x2 non la raddoppia, e quindi vedete, questa era x e questa era x nell'esempio 2, in questo esempio qua. Quindi vedete, il fatto che le due componenti si moltiplicano per due numeri diversi cambia anche la direzione di x. Quindi in questo caso, nel primo caso x veniva allungato, quindi cambiava la lunghezza di x. In questo caso cambia la lunghezza di tra x e x, ma anche la direzione. Vogliamo vedere, c'è un caso nel quale andiamo a vedere come è fatta una matrice di rotazione. Allora, in questo caso che significa? Che se noi abbiamo qui vettore V, allora vogliamo, no, lo scrivo qui stesso, che a V non sia altro che V ruotato di un angolo alfa. Rotazione, le rotazioni si intendono positive quando l'angolo alfa
quando la rotazione è in senso antiorario. Va bene, allora facciamo una specie di ingrandimento. Allora, questo è V, questo era V, devono stare sulla stessa circonferenza. Allora, qua stiamo in R2, una linea di rotazione in R2. Allora, qua ho V, V aveva coordinate V con 1, V con 2, ok? Qual è, allora, quest'angolo qui è alfa, quali saranno le coordinate di AV? Allora, per capire quali sono le coordinate di AV, allora facciamo quanto segue. Allora, questo qua voi state facendo fisica, no? Allora, io posso proiettare questo qua sopra, ok? Allora, scrivere che questo vettore AV è la somma di questi due. Però vediamo un po'. Allora, supponiamo che V abbia lunghezza 1, tanto non è importante perché poi tutto si dilata. Lo stesso. Allora, supponiamo che questo qui sia un angolo beta, ok? Allora, V come la fa? V era il vettore coseno di beta, seno di beta, coseno seno, giusto perché l'ho preso in lunghezza 1, quindi sto sulla circonferenza unitaria, quindi se questo è l'angolo beta sappiamo che questo c'ha coordinate coseno di beta, seno di beta, lo ricordate? Questa è l'analisi. Adesso andiamo a vedere quali sono le coordinate di questo. In realtà, forse non serve neanche fisica, il modo più semplice di vederlo è usare i numeri complessi. Per ottenere, allora, questo qua, l'angolo è alfa più beta. Quindi AV è uguale a coseno di alfa più beta, seno di alfa più beta. O no? Ma io conosco le formule di addizione, quindi questo chi è? È coseno alfa, coseno beta, meno sen beta sen alfa, meno sen alfa sen beta, scriviamo in ordine,
e sotto invece viene sen alfa cosen beta più sen beta cosen alfa. Lo stesso discorso, se questo qua lo immaginavate come piano, lo riguardavate come piano complesso, una era cosen beta più sen beta, moltiplicavate per cosen alfa più sen alfa e ottenevate. Però qua lo vogliamo guardare in R2, non nel piano complesso. Ok? Questa stessa quantità, lo scrivo qua sopra, la posso scrivere così. Come? Allora, supponiamo di voler fare il prodotto riga per colonne. Il prodotto riga per colonne lo devo fare con cosen beta sen beta. Allora, guardate, qua moltiplico per cosen alfa, qua moltiplico per meno sen alfa, qua moltiplico per sen alfa, qua moltiplico per cosen alfa. Quando faccio il prodotto di che per colonne mi viene esattamente quello che sta scritto: cosen alfa cosen beta meno sen alfa sen beta, sen alfa cosen beta più cosen alfa. E se V aveva lunghezza L, applicavo tutto per L. Quindi cosa posso dire? Posso dire che se vado a prendere in R2 questa matrice qua, A uguale, adesso lasciate perdere cosen beta e sen beta, tanto quella era una coordinata di punto. Prendete soltanto questa matrice qua, cosen alfa meno sen alfa cosen alfa, scusate, sen alfa e cosen alfa. Questa qua è una matrice che fa esattamente quello che volevo io. Cioè, se prendo V, A di V non è altro che V ruotato verso, in senso antiorario, fino a un po'. V avrà una lunghezza L, forma un angolo beta con l'asse delle ascisse, quindi le sue coordinate sono L cos beta e L sen beta, applicate quello che abbiamo scritto qui e vi trovate. Ok? Quindi abbiamo visto tramite degli esempi molto semplici che applicare a un vettore V di Rn una matrice n per n, moltiplicarlo a sinistra per una matrice n per n, quindi dato x o v, calcolare a x oppure a v, cosa può fare? Può produrre effetti diversi. Può, per esempio, prendere questo vettore e mantenere la direzione e allungarlo. Questo quando capita? Quando la matrice è un multiplo dell'identità. Se l'identità non lo muove proprio, se è un multiplo dell'identità lo allunga. Oppure poteva capitare che io ho preso una matrice ancora diagonale 2, 0, 0, 1, però in questo caso non si conservava la direzione e non si conservava neanche la lunghezza, si spostava sia lunghezza che direzione, perché quando applicavo a V la matrice 2, 0, 0, 1 la prima coordinata si raddoppiava, la seconda non raddoppiava, quindi se vi ricordate i disegnini X si allungava ma cambiava anche direzione, il vettore di partenza si allungava ma cambiava anche direzione. E questo è l'effetto generale, cioè effettivamente quando prendo una matrice A, B, C, D la moltiplico per un vettore V,
questo qua si sposta, sia può allungarsi, può accorciarsi, ma può anche girare. Ok? Poi abbiamo visto, vediamo un po' se lo riesco a far girare senza cambiarne la lunghezza. Allora, provate a fare un piccolo esercizio, l'ho fatto in R2, e cosa ho trovato? Che ci riesco, basta prendere come matrice questa matrice qua. Se io prendo come matrice questa matrice qua, prendo un vettore V, lo giro verso sinistra in senso antiorario di un angolo alfa. Qua metteteci, andiamo a calcolare A, V, qua ci metto V, 2, questo è 1 coseno di alfa meno 2 coseno di alfa 1 seno di alfa più coseno di alfa. Da dove si può vedere? Si può vedere esattamente da qua. Perché? Allora, queste sono le coordinate di AV. Questo è AV coordinata 1. Questa è V coordinata 1. Ma AV coordinata 1 come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come vediamo un po'. V1 coseno di alfa questo è per quale motivo? Lo posso AV coordinata 1 vabbè, conto che abbiamo fatto lo volevo fare direttamente senza far entrare il beta. Ok, queste sono le coordinate del vettore AV. Il vettore AV è ruotato verso sinistra di un angolo alfa. Ok? Andiamo invece a vedere quali sono le proprietà della matrice A. In questa matrice A, A era la matrice coseno alfa meno seno alfa seno alfa coseno alfa. Questa matrice ha una particolarità. Prendete le righe o le colonne. Prendiamo per esempio le righe. Quanto è lunga una riga di questa matrice? Se devo fare la norma o un'idea, cosa devo fare? Cosa in quadro alfa più se in quadro alfa fa? E questo sulla prima riga. E sulla seconda? Un quadro alto, cosa un quadro alto? Sempre uno. Quindi le righe sono lunghe 1. Le colonne?
Poi c'è un'altra particolarità. Se prendo due colonne, per esempio queste due colonne qui, sono sulle uniche. Se prendo la prima e la seconda colonna e faccio il prodotto scalare, quando viene? Meno se ne alfa cos alfa, più se ne alfa cos alfa, quando viene? 0. E se prendo le righe, cosen alfa, sen alfa, meno sen alfa, cos alfa, pure viene? 0. Ok? Una matrice del genere si dice ortogonale. Adesso vedremo che è sempre una matrice che conserva le lunghezze e quindi è una matrice in qualche modo di notazione, anche se stessi in R3, in R3, in R3. Allora, prima di proseguire dobbiamo introdurre che cos'è la matrice trasposta. L'abbiamo detto tante volte, ma accennato tante volte, ma non l'abbiamo mai detto in maniera, non abbiamo mai dato la definizione di matrice trasposta. Allora, noi abbiamo una matrice, allora chiamiamola B, una matrice M per N. Chi è la matrice B trasposta? La matrice B trasposta, il J, cioè l'elemento di innanzitutto B trasposto è una matrice N per N. Cioè, se la matrice originale aveva una, era 2x3, per esempio, la matrice trasposta sarà 3x2. Chi è l'elemento di riga I e di colonna J della matrice trasposta non è altro che BJ. Cioè, per fare la trasposta si scambiano praticamente gli indici di riga e di colonna. Esempio. Se B è la matrice 1, 2, 3, meno 1, 4, 5, di trasposto non è altro che 1, 2, 3, meno 1, 4. Vedete? Allora, questi sulla diagonale rimangono al loro posto. Questo di posto 1, 2, 1 va nel posto 1, 2. A 1, 2 va in, diciamo, B 1, 2 va in B trasposto 2, 1. B 1, 3 va in B trasposto 3, 1. B 2, 3 va in B trasposto 3, 1. Si scambia. Cioè ogni riga diventa una colonna. Ok. Andiamo a fare il caso di una matrice quadrata. Facciamo un esempio. Prendiamo A, la matrice 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, meno 1, 1. A trasposto, vediamo un po' chi è. 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, meno 1, 1. Allora, vi ricordate il prodotto scalare canonico Q scalare W doppio? Se Q lo scrivo come Q1 Qn e W doppio lo scrivo come W1 Qn e stiamo in Rn, questo prodotto scalare non è altro che il trasposto di V prodotto righe per colonne con V. Perché cosa devo fare per fare il prodotto righe per colonne? Il trasposto di V chi sarà? Non sarà altro che V1
Wayne, scritto per Rico. Quindi questa qua diventa una matrice 1 per n, questa è una matrice n per 1. Se fate il prodotto Rico per Polonia, non viene altro. Prodotto scalare canonico. Chiaro? Ok. Adesso, detto questo, andiamo a fare un'osservazione da parte qua. Prendo la matrice A, M per N, una matrice B, N per P. Cosa posso fare? A per B o B per A? A per B. A per B. Il numero delle colonne di A è uguale al numero delle righe. Ma se posso fare A per B, potrò fare, dopo aver fatto la complicazione di A per B, anche la trasposta di A per B. Secondo voi chi è questa trasposta? Questa è la cosa, l'unica, una delle poche cose da ricordare sulla trasposta. Il resto è facile. Libera. Io dico che è la trasposta di B per la trasposta di A. Cioè quando faccio la trasposta di un prodotto, questo è il prodotto delle trasposte, sì, ma al contrario. Guardate, non può essere altrimenti, perché questa qua è una matrice, quante righe e quante colonne ha? P per N. P per N, no, N per P. Perché quando faccio la trasposta si scambia. E quest'altra? N per N. N per N. Quindi intanto posso fare il prodotto delle trasposte, posso fare solo al contrario. Dopodiché posso verificare che effettivamente chi è A per B trasposto in posto I e J. La trasposta, chi la mette a sinistra e chi la mette a destra? Noi l'abbiamo messa a destra, la mettiamo sempre a destra lì, diciamo, la T di trasposizione. Questo è, se vi ricordate, devo fare A per B e A per B I J. Allora, questo qua innanzitutto è A per B J, ma questo non è altro che somma per H che va da 1 a N di A J H B H I. Ma questo non è altro, diciamo, chi è? Questa è somma per H che va da 1 a N di A trasposto H J per B trasposto I H. E questo, come vedete, adesso qua questi due elementi sono numeri in K, quindi il K è in campo, il prodotto è commutativo. Questo non è altro che B trasposto per A trasposto il posto I e J, perché qua non, questo lo spostate qua, vedete, B trasposto I H, A trasposto H J. Quindi quando faccio inversione mi si spostano anche di posizione. Ok?
Quindi, ora, questo fate un paio di esercizi, ve ne cominciate subito, cioè la trasposizione di un prodotto è uguale al prodotto delle trasposte al contrario. Innanzitutto è l'unica cosa che avrebbe senso, è questione dimensionale. Poi lo fai e vedi che funziona. Oh, ritorniamo al caso di una matrice quadrata. Nel caso di una matrice quadrata la trasposta ha le stesse dimensioni, perché m e n sono uguali, quindi la trasposta, se la matrice era 3x3 per esempio, la trasposta è uguale a 3x3. Secondo voi che relazione c'è tra il determinante di una matrice e il determinante della trasposta? In questo caso. Che può succedere? No, sono uguali. Perché sono uguali? Perché se io sviluppo qua, uso la formula sviluppando secondo la prima colonna e qua secondo la prima riga, per esempio, ottengo gli stessi risultati. E perché sono uguali? Se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che nelle formule di Laplace, per esempio, valgono sia le formule delle righe che sviluppano determinanti secondo le righe, sia quelle che sviluppano determinanti secondo le colonne. Perché? Perché una le facevo, le dimostravo con il metodo del pivot delle righe, e l'altra la dimostravo con il metodo del pivot fatto per colonne. Alla fine comunque arrivava a matrici triangolari, le matrici triangolari pensate per esempio, pensate a un caso particolare di una matrice triangolare. Se faccio la trasposta, che succede a questo? La triangolare superiore diventa triangolare inferiore. Cambia il determinante, è ovvio che no, il determinante è sempre il prodotto degli elementi sulla diagonale. E come non cambia in questo caso, in realtà non cambia in nessun caso. Quindi il determinante della trasposta è uguale al determinante di A. Oh, torniamo al caso di una matrice di rotazione. Cosenaf meno senaf senaf cosenaf. Quanto è il determinante di questa matrice? Ah, e se faccio la trasposta il determinante rimane 1. Chi è? Se faccio la trasposta corrisponde ancora a una matrice di rotazione? Se faccio la trasposta, che succede qua? Qua viene me e qua viene più. Però se io scrivo coseno di meno alfa meno seno di meno alfa più seno di meno alfa coseno di meno A. Come sono queste due matrici? Ah, sono uguali. Perché coseno di meno A è uguale a coseno di alfa e seno di alfa uguale a meno seno di meno A. Quindi queste due matrici sono uguali. Quindi la trasposta di una rotazione di un angolo alfa che cos'è? È una rotazione di un angolo alfa al contrario. Cioè invece di essere una rotazione antioraria è una rotazione oraria perché corrisponde a una rotazione di un angolo meno alto. Andiamo sempre in questo caso qua. Andiamo a fare
prodotto cosa viene? Andiamo a fare questo prodotto. Cos quadro più sen quadro. Quanto fa? Meno seno coseno più seno coseno fa? Zero. Meno seno coseno fa? Zero. Più sen quadro, più cos quadro. 48. Ma questa chi era? Questa era A e questa era la trasposta. Quindi cosa abbiamo scoperto? In questo caso che la trasposta è uguale alla matrice inversa. Questa è A, il prodotto fa I, quindi quella è a meno 1. È vero in generale questo? Manco per niente. Se io faccio la trasposta di questa e le moltiplico, mica viene l'identità. Però com'era la matrice di una rotazione? Abbiamo detto che era una matrice ortogonale, che significa ortogonale, che tutte le righe, per esempio, erano di lunghezza 1 ed erano ortogonali fra di loro. Andiamo a vedere quindi andiamo a dare una definizione di matrice ortogonale in generale in MN. Prendiamo definizione A appartenente a Rn, n per n, si dice ortogonale se e solo se per definizione ogni tutte le righe hanno lunghezza 1, le righe va da 1 a n, poi ai scalare a j, quando vado a fare il prodotto scalare della righetta, della riga j, è uguale a 0, se io diverso. Quindi se preferite ai scalare a j fa 1 quando è uguale a j, è 0, se io diverso. Diciamo I maggiore o uguale di 1, minore di J, minore di 4. Questa è una matrice ortogonale, tutte le righe sono ortogonali. Allora, proposizione. Veramente qua dovrei scrivere a I trasposto, a J trasposto, cioè quando i vettori vanno sempre messi per colonna, no? Quindi quelli sono vettori riga, quando faccio il prodotto scalare i vettori li dovrei prima mettere per colonna. Non lo metto perché sennò creo solo confusione. Però la proposizione cosa dice? Si ha o
ottagonale. A è una matrice ortogonale in n per n se e solo se A trasposto è uguale a A meno questo perché? Chi era A era la matrice A1 A2 AN. Chi era la matrice A trasposto? La scrivo qua. È la matrice A1 in verticale A2, cioè è sempre la riga, però è stata messa in verticale. Non è la colonna, è la riga messa in verticale. A2. La scrivo così. Ci metto le parentesi lunghe, verticali, per far capire che il trasposto stavolta sono vedere. Questi erano vettori riga, queste erano le righe, i trasposti saranno vettori colonne. Adesso quando vado a fare il prodotto riga per colonne, che mi viene? Andiamo a guardare che mi viene sulla, riga, sulla prima riga. A per la trasposto. Quanto viene? A1, questo cos'è? A1 scalare A1. Quando fa? A1 scalare A2, quanto fa? 0 0 0 0 0 0. Qua mi vengono tutti 0, sulla diagonale mi vengono 1 e viene esattamente la matrice ed è. Fatelo in seconda posizione. A2 scalare A1 fa 0, A2 scalare A2 fa 1, A2 scalare A3 fa 0. Quindi cosa avete scoperto? Che A per A trasposto fa la matrice I e allora anche A trasposto per A, perché l'inversa a destra non è che ci stanno due inversi, una a destra e una a sinistra, l'inversa a destra e l'inversa a sinistra sono uguali. Ok? Bene. Allora, cosa abbiamo scoperto? Che una matrice ortogonale, se e solo se la trasposta è uguale all'inversa. Allora andiamo a esaminare le colonne. Allora, faccio un ultimo ragionamento e poi ci fermiamo 5 minuti. Lo faccio qua sotto. Allora io so che A trasposto per A è uguale a B, ma so anche che A per A trasposto è uguale a D, no? Se sono in mezzo lo posso mettere sia a destra che a sinistra, ma chi è A? A non è A trasposto trasposto. Se io faccio A trasposto due volte scambio righe, scambio colonne, scambio righe, scambio colonne e torno a quella di prima. Quindi io posso anche scrivere A trasposto trasposto per A trasposto uguale I. Questo che significa? Siccome una matrice era ortogonale quando ci stava questa uguaglianza, se A è ortogonale, se e solo se A trasposto pure è ortogonale pure lei. Se la matrice di partenza è ortogonale,
quando faccio la trasposta deve essere ancora ortogonale. Però la matrice ortogonale che cosa c'aveva? Le righe si chiamano ortonormali, non ortogonali. Ortogonali sono a 2-2 ortogonali, però c'è una condizione in più, che le righe hanno tutte quante lunghezza 1. Allora, quando si un sistema di vettori tutti di lunghezza 1 e ortogonale 2-2 si chiama ortonormale. Allora, le righe di A erano ortonormali. Le righe di A trasposto come sono? Siccome questo è ortogonale, pure queste sono ortonormali. Ma le righe di A trasposto chi sono? Sono le colonne di A. Quindi, attenzione, che quando voi avete le righe ortonormali, se andate a guardare le colonne, automaticamente pure quelle sono ortonormali. Chiaro? È automatico. Quindi, quali sono le matrici ortogonali? Sono quelle che hanno le righe ortonormali, oppure quelle che hanno le colonne ortonormali, oppure quelle tali che la trasposta è uguale all'inverso, oppure quelle tali che la trasposta per A fa I o che A per la trasposta fa I, tanto sempre la stessa cosa. Tutte e quattro, queste condizioni sono tutte e quattro. Ah, tutte e cinque. Dicono la stessa cosa.